È la fine della prima giornata del Vinitaly e mi sembra giusto farlo con una produttrice di cui mi vanto di essere stato il primo a recensire i vini, Angela, socia e amministratore della Cantina della Volta, che cantina in questi anni è cresciuta tantissimo. Stiamo parlando di una cantina collocata in Emilia-Romagna, area del Lambrusco, che ha avuto la capacità di valorizzare il Lambrusco di Sorbara e utilizzarlo come strumento per fare gli straordinari metodi classici. Adesso parla tu. Sì, grazie. Allora, vorrei soltanto dirvi che noi siamo a Bonporto, siamo a 9 km a nord di Modena, esattamente nella zona del Lambrusco di Sorbara, e abbiamo ristrutturato con Christian Bellei la sua cantina di famiglia nel 2010. La cantina è presente a Bonporto dal 1920 e l'idea è sempre perseguita da sempre, da quando siamo partiti, è di mantenere la cantina artigianale, quindi una cantina dove però la qualità altissima potesse emergere. Era l'unico modo per far parlare in maniera dignitosa il Lambrusco, considerato sempre uno dei vini di serie B nel nostro panorama. Renderlo quindi a livello di altre bollicine più blasonate per noi è sempre stata una grande sfida. Ci vuoi dire le tappe più salienti brevemente della storia della vostra azienda, che ha dovuto anche lottare contro delle calamità naturali non indifferenti? Sì, è vero, ci hanno messo veramente alla prova. Noi nel 2012 abbiamo avuto un terremoto abbastanza significativo, penso che per tutti maggio sia stata una data in cui tutta l'Italia si è resa conto che la zona di Modena e della bassa modenese ha sofferto veramente tanto. E se posso dirtelo, sì. Anche la bassa lombarda, perché anche sul Mantovano sì, ci sono stati parecchi danni, a volte si dimentica, volevo ricordarlo. No, assolutamente, noi ci ricordiamo anche di loro, perché per noi poi Mantova è veramente molto vicino alla nostra bassa, quindi lo consideriamo forse un po' meno lombardo ma un po' più vicino all'Emilia. E devo dire una cosa molto bella della mia zona, che nessuno di noi ha usato il fazzoletto per piangere, ma solo per asciugarsi il sudore quando si è verificato questo fatto. E già da 2 giorni dopo tutte le aziende che avevano avuto capannoni in difficoltà avevano delle tensostrutture e le persone lavoravano in esterno. Ma dopo questa prova abbastanza dura, che vi posso dire che vedere le tendopoli nel proprio paese non fa mai bene, devo dire che la prova per Cantina della Volta più dura è stata un'alluvione nel 2014. Lì, ecco, devo dire che 5 giorni di acqua, 1,80 m, hanno veramente così, ci hanno un po' provati, però sempre abbastanza forti da modenesi, voi sapete che i modenesi ganna forza, si dice da noi, sono forti. Abbiamo cercato di asciugare il più in fretta possibile la nostra cantina, abbiamo ricambiato tutta la linea di sboccatura e abbiamo perso 34.000 bottiglie, quindi all'epoca facevamo 90.000 bottiglie, vuol dire un terzo della nostra produzione. Poi il 2016 e 2018 sono andati lisci. Per fortuna, adesso c'è sempre chi parlava delle cavallette, ma speriamo di non avercelo l'attacco delle cavallette. Niente, abbiamo cercato comunque di continuare sempre con questa voglia di far conoscere qualcosa di abbastanza straordinario che si può ottenere dalle uve di Lambrusco. Vorrei anche ricordare se... a tutti che per noi le uve di Lambrusco sono veramente un vitigno gioiello, e quindi sono uve gioiello che escono da questo vitigno veramente speciale. Anche se poi in realtà, anche forse per la passione di Christian, vi cimentate anche con i vitigni tradizionali da metodo classico. Assolutamente sì, lui ha una grande passione per lo champagne, e quindi oltre al Lambrusco di Sorbara, che ha un'acidità simile un po' allo champagne, un'acidità abbastanza verticale, poi abbiamo un vigneto a Ricò di Saramazzoni, siamo quindi sulla collina modenese tra i 650 e i 700 metri, Pinot Nero e Chardonnay, e da lì escono tutte le declinazioni degli spumanti di Pinot Nero e Chardonnay, o in purezza oppure in blend. Grazie Angela, ci rivedremo spesso, spero, in cantina, anche perché abbiamo un programmino di interviste in vigna e in azienda con Christian, che per la prossima estate-autunno potrebbe darci delle cose veramente divertenti, ma lo vedremo più avanti. Benissimo, noi buon vi aspettiamo, e quando voi pensate di venire siete sempre benvenuti. Alla prossima. Grazie.